Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, racchiuderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma ed io faccio a te la consegna della mia anima affinché tu la guidi nella divina volontà e me la scambi con la divina volontà così che io possa essere degno di entrare nel regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 33, 6 maggio 1934. Come potevo io venire a redimere se non restituivo questi diritti alla mia volontà? Questi diritti per venire a redimere le furono restituiti nella mia Madre Celeste, nella mia umanità, e solo perché questi primi diritti, e solo perché ebbe questi primi diritti, potei venire a redimere, altrimenti non avrei trovato la via né il luogo dove scendere. E la mia umanità si compromise con essa a restituirle questi diritti a via di pene,
per farla regnare a suo tempo nell'umana famiglia. Perciò tu prega e unita a me non risparmiare il sacrificio della tua vita per una causa così santa e divina, di amore più eroico e grande verso tutte le creature. Figlia mia, sarebbe assurdo e contro l'ordine divino non dare il primato alla nostra volontà, come difatti lo demmo. Posso dire che prima incominciò il regno della volontà divina nella mia madre celeste, poi nella mia stessa umanità, che possedeva tutta la pienezza della volontà suprema, e poi venne la redenzione. E siccome io e la Regina del Cielo, in virtù di questo regno che possedevamo nel suo pieno vigore, rappresentavamo tutta l'umana famiglia come capi, per riunire tutte le membra disperse, potette perciò venire la redenzione. Fu proprio dal regno della mia volontà che uscì la redenzione. Se io e la mia madre non lo avessimo posseduto, sarebbe stato un sogno e rimasto nella nostra mente divina. Ora, essendo io il capo, il re, il salvatore, il vero sacrificatore del genere umano, a ciò che c'è nel capo hanno diritto le membra, ciò che possiede la madre hanno diritto di ereditarlo i figli. Ecco perché la redenzione. Il capo vuole sanare le membra e vincolarle a via di pene e di morte, per fruire in esse la sua virtù di capo. La madre vuole riunire i figli, farsi conoscere per costituirli eredi di ciò che essa possiede. Ecco la necessità del tempo, in modo che dal regno della mia volontà, che come dal regno della mia volontà uscì la redenzione come atto primo, la redenzione servirà come mezzo potente per comunicare alle membra il regno che possiede il capo. L'una e l'altro si daranno la mano. Sempre volume 33, 12 aprile 1935. Figlia mia, voglio farti penetrare di più nell'immacolato concepimento della mia Madre Santissima, nei suoi prodigi, in come amò il suo creatore e come per amore nostro amò tutte le creature. La piccola regina, nell'atto di essere concepita, incominciò la sua vita insieme con la divina volontà e quindi insieme col suo creatore, onde sentiva tutta la forza, l'immensità, la foga dell'amore divino ed era tanta che si sentiva sperduta, affogata d'amore, che non sapeva fare altro che amare colui che tanto l'amava. Si sentiva amata, ma tanto, fino a darle Dio la sua volontà e il suo potere da tenerla come vita propria, il che si può chiamare il più grande amore di Dio, l'amore più eroico, l'amore che solo può dire: non ho più che darti, tutto ti ho dato. E la piccola regina si serviva di questa vita per amarlo per quanto era amata, non perdeva un istante senza amarlo e cercava di pareggiarlo nell'amarlo. Ora, la nostra volontà divina, che possiede l'onniveggenza di tutto, nulla ne nascose, le feci presente a questa santa creatura tutte le umane generazioni, ogni colpa che avevano fatto e che dovevano fare, e fin dal primo istante del suo concepimento la celeste piccina non conosceva altra vita che la sola volontà divina. Incominciò a dolersi con dolore divino per ciascuna colpa di creatura, tanto che formava intorno a ciascuna colpa mari di amore e di dolore divino. La mia volontà, che non sa fare cose piccole, formava nella sua bell'anima mari di dolore e di amore per ciascuna colpa e per ciascuna creatura. Perciò la Santa Verginella, fin dal primo istante della sua vita, fu regina di dolore e di amore, perché la nostra volontà, che tutto può, le dava tale dolore e amore che, se non l'avesse sostenuta con la sua potenza, sarebbe morta per ogni colpa. E tante volte consumata d'amore per quante creature dovevano esistere. E la nostra divinità incominciò ad avere, in virtù della nostra volontà, il dolore divino e l'amore divino per tutte e per ciascuna. Oh, come ci sentimmo soddisfatti e ripagati per tutti. E in virtù di questo dolore e di questo amore divino, ci sentimmo inclinati verso tutti. Il suo amore era tanto che, padroneggiandoci, ci faceva amare coloro che essa amava, tanto che il Verbo Eterno, come venne alla luce questa eccelsa creatura, corse per venire a cercare l'uomo a salvarlo. Chi può resistere alla potenza operante della nostra volontà nella creatura e che cosa non può fare ad ottenere quando vuole? Tutto. O se tu
tutti sapessero il gran bene che facemmo alle umane generazioni col dar loro questa celeste regina. Fu lei che preparò la redenzione, che vinse il suo creatore e che fu la portatrice del Verbo Eterno sulla terra. Tutti si stringerebbero intorno alle sue ginocchia materne per implorare da lei quella divina volontà di cui ella possiede la vita. Bene, oggi è la festa della Beata Vergine Maria del Santo Rosario, un tempo chiamata la festa della Madonna della Vittoria, in ricordo appunto del trionfo ottenuto per intercessione di Maria per la potenza del Rosario nella epica battaglia navale di Lepanto, appunto del 7 ottobre del 1571, ecco, in cui le truppe cristiane impedirono, ecco, ai turchi di invadere l'Europa, quindi conservando la fede cristiana e cattolica nel continente europeo, altrimenti sarebbe stata messa a serio repentaglio da un evento del genere. Questi brani ci aiutano, specialmente il secondo, che è stupendo. Qui siamo nel 33° volume, quindi siamo abbastanza alti, a entrare, a penetrare alcuni aspetti fondamentali. Il primo è un po' più generale, che dice praticamente una cosa molto semplice, che la redenzione dell'umanità si è compiuta come conseguenza dell'inizio del regno della divina volontà in Gesù e in Maria, come rappresentanti e capostipiti dell'umanità nuova. Il che fa comprendere, primo, come Gesù dice, l'ordine divino. L'ordine divino richiede che il primato sia dato alla divina volontà. Quindi prima la divina volontà e poi tutto il resto. Ma c'è anche un ordine divino, diciamo, distinto da questo, cioè la redenzione dell'umanità, come Gesù tante volte spiega negli scritti, non è limitata semplicemente, così come noi la conosciamo, a ottenere il perdono dei peccati, certamente che è una cosa grossissima, riconciliare l'umanità con Dio, e ridare la grazia santificante e quindi la possibilità, pur in mezzo alle tante miserie, tribolazioni, affanni, imperfezioni, cadute della vita, di raggiungere la salvezza. In un contesto però di vita che rimane fondamentalmente molto travagliato, molto tribolato, molto complicato, molto triste se vogliamo. Per carità, se non ci fosse stata la redenzione, questo ce lo saremmo semplicemente sognati la notte, cioè saremmo stati veramente perduti. Ecco, però questo è ancora un po' pochino, perché l'opera della redenzione, questo è quello che Gesù spiega, è finalizzata non semplicemente a, come dire, una restituzione di una vita che noi però conduciamo come se fossimo degli eterni malati, e lo siamo, perché la ferita del peccato originale non si rimargina mai, o degli eterni convalescenti, per cui sì e no che ce reggiamo in piedi, è un miracolo che non facciamo i capitomboli, no? Ecco, fuori di metafora, che non si commettono i peccati gravi che ci ritolgono la grazia. Ripeto, questo è già tanto, ma non è quella pienezza di vita che Dio avrebbe voluto, che ha sognato e che sogna per i suoi figli. E lui a questo vuole portarci. Questo non toglierà le tribolazioni e le croci dalla terra, anche questo ce lo siamo detti tante volte, perché c'è comunque qui una legge del peccato a cui occorre pagare il proprio tributo, anche personale, che è il dolore offerto e sopportato pazientemente con amore. Questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa. Però, ecco, come la vicenda della Madonna, che si vede soprattutto poi nel secondo punto, nel secondo scritto, attesta, non è solo dolore e tristezza, è anche esperienza di amore immenso e quindi di letizie immense che questo amore divino, vissuto, praticato, sentito ed esercitato vivendo nella divina volontà, fa vivere anche in questo mondo.
Quindi, secondo il regno della divina volontà, spiega Gesù, dal regno della divina volontà uscì la redenzione. Se io e mia madre non l'avessimo posseduto, dice chiaramente, sarebbe stato un sogno e rimasto nella nostra mente divina. Quindi il regno della divina volontà, Gesù sta dicendo, c'è stato sulla terra e c'è stato in forma compiuta, cioè in una creatura e in un uomo Dio, quindi perché Gesù non si può definire una creatura, anche se la sua umanità è creata, ma la sua persona divina non lo è, però nella natura umana creata è comunque il capostipite dell'umanità nuova. È sempre meglio, quando si parla di Gesù, fare queste specificazioni, perché ecco, lungi da noi neanche il destare il minimo sospetto, insomma, di una minima orribile eresia antichissima che riduca Gesù a un rango meramente umano, no? Gesù è il figlio di Dio fatto uomo. Però se non avessero posseduto questo regno, sarebbe stato un sogno e rimasto nella loro mente divina. Il capo, spiega Gesù, il re, il salvatore, ha conquistato in sé un diritto che scende sulle membra, e la madre ha conquistato per i figli un diritto ereditario. Quindi, attraverso la redenzione, il capo vuole sanare le membra e vincolarle per i beni di morte. Perché? Perché la sua vita di capo scende in esse. E la madre vuole riunire i figli, farsi conoscere, attenzione, per costituirli eredi di ciò che essa possiede. Qui c'è una parentesi molto importante, assai indicata a questo giorno, che è la conoscenza anche di Maria, cioè della sua persona, di ciò che ella è. Evidentemente in questi scritti, chiunque conosca un pochino la Madonna, abbia letto le opere dei grandi santi mariani su di lei, abbia conosciuto le apparizioni, anzitutto quelle già riconosciute, approvate dalla Chiesa, dove lei ha avuto modo di esprimersi anche, quindi di farsi conoscere, e ha già un quadro abbastanza complessivo, ben formato. Ecco, certamente qui, attraverso questi scritti, ancora di più attraverso il regno, la Beata Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, si completa, ecco, questo quadro di conoscenza mariano, e qui poi in particolare nel secondo scritto cogliamo una delle tante chicche, capiamo anche una delle tante cose che la Madonna belle ha fatto per noi, ma per noi non soltanto in nostro favore, no, ma anche al nostro posto, quindi costituendosi come nostra, come dire, rappresentante, come nostra vicaria presso l'Altissimo. E che cos'è? Ecco, la divina volontà non le ha nascosto nulla, perché in essa ha cominciato da subito a vivere, ha fatto alle presenti tutte le umane generazioni, attenzione, ogni colpa che avevano fatto, quindi fino a 2000 anni fa, e che dovevano fare. E attenzione, fin dal primo istante del suo concepimento, fin dal primo istante del suo concepimento, la celeste piccina, che non conosceva altra vita che la sola volontà divina, incominciò a dolersi con dolore divino per ciascuna colpa di creatura. Attenzione, tanto che formava intorno a ciascuna di loro e a ciascuna loro colpa, mari d'amore e di dolore divino. Attenzione. Dolersi con dolore divino per ciascuna colpa di creatura. Questo la Madonna l'ha fatto per noi. Gesù nel Vangelo dice chiaramente, nelle beatitudini anzi, beati gli afflitti perché saranno consolati. Ci sono le lacrime sante,
E la Madonna ne aveva anche veramente tante, ha cominciato da subito, da quando era. Come dire, una cellula, d'accordo? Perché l'anima c'è subito, insomma, fin dal primo istante. Dolersi con dolore di me per ciascuna colpa di creatura. Noi che cosa possiamo fare? Molte volte noi vediamo tante cose, ecco, no? Vediamo compiersi intorno a noi, per esempio, tanti peccati, nel piccolo come nel grande. Può essere il peccato di un familiare, per esempio bestemmia, di un parente che vive lontano da Dio, insomma, che fanno cose orribili. Possiamo pensare a qualunque cosa. Oppure possiamo vedere peccati un po' più lontani da noi, ma che ci coinvolgono, che ne so, coinvolgono la nostra città, la nostra regione, la nostra nazione, la nostra parrocchia, la nostra diocesi, la nostra amata chiesa. E noi sappiamo che l'unico potere che abbiamo, se vogliamo esercitarlo, è solo con l'aiuto della grazia di Dio, è cercare di combattere il peccato dentro di noi, cioè toglierlo da noi, e questo ci costa una fatica non indifferente. Ma per quanto riguarda le altre persone, a parte che ci scontriamo contro i liberi arbitri, perché se le persone non si vogliono smuovere, non ci sta niente da fare. Ma ci scontriamo anche dinanzi a certe cose che sono più grandi di noi. E allora che possiamo fare? Perché la grande domanda che ci portiamo con quelle persone che amano Gesù e anche che vogliono fare una vita buona è: che cosa posso fare? Che cosa devo fare? Ma ci abbiamo mai pensato che se ne siamo capaci, se non ne siamo capaci, chiediamolo a Dio, ma una vita nella divina volontà, a mio modestissimo avviso, non può gradualmente non portare a una situazione di questo genere, perché capiamo bene quello che è successo. Allora, la divina volontà il peccato lo abborrisce perché è morte, è sofferenza, è dolore, è causa di distruzione, di rovina, è proprio dire la massima, come dire, forma di manifestazione di quella volontà umana distaccata da quella divina, che è la causa della rovina di tutto e di tutti. Ora, a chi viene concesso il perdono dei peccati? A chi si pente? E nel pentimento consiste proprio quando il pentimento è profondo, uno piange sui propri peccati, ma piange veramente, eh? Piange, piange di dolore, mi dispiace di averle fatte queste cose. E la Chiesa insegna che quando c'è questo pentimento perfetto, il perdono di Dio è quasi immediato. Addirittura la confessione e l'assoluzione, che sono, mi raccomando, comunque sempre da farsi, perché non possiamo essere certi che il nostro pentimento è stato perfetto, ma diventano quasi un sigillo su un qualche cosa che già c'è stato, perché quando Dio vede il pentimento sincero della creatura, immediatamente perdona il peccato. E quando non lo vede, fa tutte le confessioni che ti pare, se non sei sinceramente pentito, ma il perdono dei peccati diventa assai più problematico. D'accordo? Allora, la Madonna che ci ha potuto fare? Ha pianto tutti i peccati miei, tutti quelli che ho fatto io, e in questo io ci si mette, insomma, chiunque avrà l'occasione di condividere questi pensieri. Li ha pianti per te e ha amato Dio per te, cioè ogni nostro peccato è di fatto un no che noi diciamo a Dio, è un non ti amo, non ti voglio amare. Lucifero disse: non serviam, non ti servirò all'Altissimo, ma servire Dio, se ci pensiamo bene, è conseguenza dell'amore. Come dice il buon catechismo di San Pio X, che Dio ci ha creato per conoscerlo, per amarlo e servirlo. Perché? Perché se lo conosci lo ami, e se lo ami lo servi. Quindi non servire Dio è conseguenza del disamore nei suoi confronti. Perché se lo ami, ma lo servirei, vuoi fare qualunque cosa. Noi quando amiamo qualcuno veramente, proviamo a pensarci, no? Qual è la prova che tu ami qualcuno veramente? Che tu sei disposto a fare qualunque cosa per qualcuno. Non escluso dare la vita, fare qualunque sacrificio, qualunque cosa, non capisci più niente se ami profondamente qualcuno.
Quindi siccome ogni peccato è un no detto a Dio, ed è anche una tragedia, l'unica cosa su cui piangere sul serio è solo il peccato nostro ed è quello degli altri, e basta. Sono l'unico serio. L'altra cosa seria, come dire, è piangere, come dire, di distruggimento e di amore. Ecco, come piangeva Luisa quando non c'era Gesù, perché ci stiamo ancora in esilio e perché Gesù non si fa sentire, quindi c'è comunque il pianto di amore, quindi il pianto come quando uno ama una persona e sta lontano, desidererebbe tanto vederla, non può vedere perché sta lontano. Ma quando Gesù dice beati gli afflitti perché saranno consolati, io personalmente credo che faccia riferimento a queste due specie di pianto. Tant'è vero che nella mistica cattolica c'è un dono, che è appunto il dono delle lacrime, che aveva per esempio Santa Caterina da Siena, che non è il dono di essere piagnoni o depressi, quello non è un dono, quella è una disgrazia quella, ma è il dono di piangere santamente, perché queste lacrime formano mari di dolore intensissimo, ma misteriosamente anche mari di gioia, perché sono pianti ben spesi. Questo la Madonna l'ha fatto per me e per te, per ciascuno. Ora, quindi, mentre per quanto riguarda lei personalmente non perdeva un istante senza amare Dio, e le aveva dato tutto, perché dare tutto è dare la nostra volontà. Noi non c'è, per quanto noi possiamo dare qualunque cosa a Dio, possiamo pure dargli tutti quanti i beni, possiamo dargli, che ne so, tutto quanto il nostro tempo, la nostra cultura, possiamo dargli il nostro onore, accettare che gli altri ci giudichino, ci maltrattino, possiamo rinunciare alle carriere, al successo, ai piaceri di questo mondo, possiamo fare digiuni, possiamo fare penitenze, possiamo fare tutto quello che ci pare. Ma tu non gli hai dato nulla a Dio fino a quando non gli hai dato te stesso, e dargli te stesso significa dargli la tua volontà. Ma sul serio, non avere più volontà tua personale e non muoverti se non in vista di quello che lui ti fa comprendere essere il suo volere. Questo è quello che la Madonna fece, e questo è quello che la Madonna durante la sua vita fece non solo per sé, ma fece per ciascuno di noi. Quindi era talmente intenso questa esperienza, diciamo così, di amore misto a dolore, quindi questa creatura che doveva soffrire per ogni peccato, per ogni singolo peccato di ogni singolo membro della razza umana, e amare Dio per ogni singolo atto di ogni singolo membro della razza umana, che se la volontà divina non l'avesse sostenuta sarebbe morta per ogni colpa e tante volte consumata d'amore per quante creature dovevano esistere. Ecco i sentimenti di immensa gratitudine che in questo senso dobbiamo avere nei confronti della Madonna. Non dimenticare mai queste cose, Cioè queste veramente sono rivelazioni dettagliate, particolari in questo senso. Cioè, capiamo anche cos'è una rivelazione privata. Noi lo sappiamo che la Madonna ha pregato per noi, ha sofferto per noi, ha cooperato con Gesù nell'opera della redenzione, ancora non è stata formalmente dichiarata corredentrice dell'umanità, ma certamente lo sarà, e crederci già da adesso non è certamente una cosa che non si può fare, anche se non è un dogma di fede, quindi le sappiamo queste cose, però in queste dimensioni particolareggiate, quindi capiamo anche cos'è una rivelazione privata, no? Non dice qualche cosa di assolutamente nuovo, ma specifica, dettaglia, scende nei particolari, dice sì, ha sofferto tanto, in che modo, in che senso? Perché per ogni peccato che hai fatto ci ha pianto tanto, ogni, capito? E per ogni atto di non amore l'ha amato a Dio per te, dolendosi del tuo non amore per lui. Quindi, insomma, questo è
è un entrare, diciamo così, nel dettaglio, nello specifico, nel merito. E questo fa comprendere il grande bene che Dio ha donato alle generazioni attraverso questa regina. E questo ce lo fa conoscere, perché Dio vuole che ci stringiamo alle sue ginocchia materne. Per che fare cosa? Per implorare quella stessa divina volontà che le ha fatto fare tutte queste cose, per cui lei vive e che è stato il principio della sua grandezza, il motore che ci ha fatto fare tanto bene anche nei nostri confronti, la causa della sua vita e il motivo di tutta tanta la sua grandezza. Ecco, questo la Madonna lo può e lo vuole fare. Capiamo anche, concludendo, ecco, per dare una considerazione alla festa di oggi, perché è così potente la preghiera del Santo Rosario, no? Perché? Perché la preghiera del Santo Rosario fa meditare, uno, tutti quanti i misteri della redenzione. Attenzione, i misteri della redenzione che oggi abbiamo saputo sgorgare già come conseguenza del ripristino della vita della Divina Volontà in Gesù e Maria. D'accordo? E poi dall'Annunciazione alla Glorificazione, adesso con l'aggiunta poi dei misteri luminosi, dono che San Giovanni Paolo II ha lasciato alla Chiesa, ancora meglio dilatati e comprensivi anche dei 3 anni di vita pubblica di Gesù, noi meditiamo su questo che è la nostra vita, recitando il Padre Nostro, che è la preghiera di San Signore Gesù, dando gloria a Dio, che è il motivo per cui viviamo, con gloria al Padre, ma poi ripetendo sempre Ave Maria, e chiedendo la sua intercessione. E dal momento che Dio ha già dato tutto a noi per mezzo di Maria, è chiaro che tutto ci darà, tanto più quanto più nella nostra preghiera ricorriamo alla sua intercessione. È semplicissimo, perché il rosario è preghiera così potentissima, perché Dio chiaramente guarda a questa creatura e a quello che ha fatto e a come lo ha fatto per noi con occhi incantati, e alla sua intercessione nulla nega. Ringraziamo oggi il Signore o Santa Vergine Maria per quello che ci ha fatto conoscere di te anche in questa meditazione, per quello che tu hai fatto per noi, hai fatto e fai per noi. È commovente, insomma, venire a conoscenza di tutte quante queste cose, e ti ringraziamo immensamente, ecco, per averci fatto questi grandissimi doni. Ci stringiamo alle tue ginocchia, appunto perché desideriamo con tutto il cuore vivere la tua stessa vita, imparare da te giorno dopo giorno, attimo dopo attimo, ora dopo ora, sempre più e sempre meglio, come si vive nel regno santo e benedetto della Divina Volontà. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.